Siciliana Giancarlo Cancelleri, membro della Commissione Attività Produttive, ci spiegherà anche il portale anticorruzione creato da noi. Benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Ma io ho preso un po' di appunti in maniera digitale, in maniera tale che facciamo un percorso, diciamo un ragionamento. Non mi dilungherò molto, anche perché la tematica della corruzione è tutta sulle spalle, chiaramente, di chi ci rappresenta a livello nazionale. Come sapete, ben poco, anzi nulla, si può fare dal punto di vista delle leggi a livello, diciamo, regionale. Però di altro fanno tanto la regione. No, no, sì, no, di corruzione ne fanno tante, è chiaro, però di leggi non se ne possono fare. Però chiaramente, infatti, ci riguarda ed è una cosa che ci riguarda chiaramente da vicino. Io volevo partire da, quindi fare un ragionamento proprio a livello siciliano su quello che è stato detto, partendo dalle dichiarazioni di Falcone, che all'inizio, cioè in quel breve video che abbiamo visto poco fa, cosa dice? Dice che dobbiamo mettere in campo per combattere la mafia, perché la mafia, essendo un fenomeno umano, avrà un inizio e avrà una fine, ma per combatterla dobbiamo mettere in campo le migliori forze a disposizione delle istituzioni. Questa parola corona tutto il discorso che fa, ma mette davanti delle istituzioni. E vedete, questa frase ha, secondo me, una importanza fondamentale, perché molto spesso a livello regionale si è parlato di protocolli di legalità. Ne avete sentito parlare? Anche a livello nazionale molti esponenti politici dicono che, ad esempio, Confindustria siciliana stia portando in qualche modo una ventata di novità, perché hanno adottato, perché hanno stabilito che le aziende che vogliono farne parte devono essere segnate da quello che è il cosiddetto rating della legalità. Cos'è il rating della legalità? Cioè, Confindustria stessa decide se i propri associati, sulla base di autodichiarazioni o di autodenunce, possono dire se pagano, se non pagano, e quindi se pagano devono denunciare per non pagare più. Gli vengono date praticamente delle stellette, dei punti, il rating. Il rating è un punteggio: più alto è il punteggio, più hai possibilità di accedere al credito e di avere delle coperture dal punto di vista finanziario, dal punto di vista... un rating. Capite? Questa cosa è fondamentale per capire come quel discorso che faceva Falcone in questo modo viene smontato. Perché viene smontato? Perché non è l'istituzione che viene messa davanti. Stiamo chiedendo con questo mezzo di far diventare eroe l'imprenditore. Ma l'imprenditore deve fare impresa, non deve fare mica l'eroe. Dovrebbe essere l'istituzione ad andare invece a garantire che quel imprenditore possa lavorare senza che nessuno gli vada a chiedere il pizzo, senza che nessuno gli vada a chiedere fenomeni di mafia, di corruzione e quant'altro. E questa cosa purtroppo non è passata nella maniera giusta, è passata nella maniera sbagliata, perché è stato detto che questo era un giusto mezzo. Poco fa avete ascoltato un esponente delle forze dell'ordine che ha detto chi i cittadini non vengono a denunciare perché? Perché non c'è nulla da denunciare? No, assolutamente. Perché lo Stato non ci scuda, perché lo Stato non ci protegge nel momento in cui noi ci andiamo a mettere questa cosa qui. E allora. Basta che dici chi è che ha sottoscritto in Sicilia il protocollo che lega le Ah, e ora ci arriviamo. Se qual è, lo dici così. E ora ci arriviamo, e ora ci arriviamo. Cosa può fare? E allora, questa cosa importante del passaggio di Falcone è proprio il sistema. C'è l'istituzione che invece deve difendere il cittadino dai fenomeni di corruzione, dai fenomeni di mafia, di richiesta di pizza e quant'altro. Allora, quando ad esempio noi andiamo a metterci la faccia con, l'avete visto poco fa, c'è il portale anticorruzione. Il portale anticorruzione è stato ideato in concomitanza fra deputati regionali e deputati nazionali siciliani che sul territorio ci hanno dato una mano. E abbiamo messo in piedi un sistema che permette a tutti i cittadini in forma anonima. Chi la garantisce in che senso? Ci sono delle sigle, no, abbiamo fatto una... Non lo so, ci manda una bottiglia con un messaggio di carta dentro, ce la lascia davanti all'assemblea. Dico, un modo lo troverà se vuol parlare con noi. Dico, quello lì è il miglior mezzo. Ci sono dei sistemi per schermare i siti e non far centrare dentro le persone.
Sì, è ovvio che è così. Il sito anticorruzione dà la possibilità a tutti i cittadini di mettere in piedi in forma anonima la segnalazione che ci vogliono fare. Noi chiaramente poi la andiamo a valutare e scegliamo qual è l'attività parlamentare o extraparlamentare migliore per portare avanti quell'azione. Badate bene, ne sono arrivate ad oggi più di 350, le stiamo valutando tutte, ce ne sono alcune che sono veramente molto interessanti. Molto interessanti. Alcune sono molto interessanti. Noi vogliamo uscire con la prima e chiaramente stiamo cercando di scegliere la notizia migliore, anche perché se la prima fa mediaticamente il botto, poi chiaramente ne arrivano migliaia di altre dietro. In questo momento molti cittadini probabilmente stanno controllando, stanno guardando, sono alla finestra, chissà, sarà una cosa seria, non sarà una cosa seria. Affidare qualcosa che in qualche modo è una denuncia non sempre è semplice per noi. Però questo perché l'abbiamo fatto? Proprio per dare senso a quelle parole di Falcone, che sono le istituzioni che ci devono mettere in campo le forze migliori. Ora noi non ci ammantiamo di essere le forze migliori, ma quantomeno ci dovete riconoscere che siamo un pezzo dell'istituzione. E quindi ci mettiamo la faccia come senso istituzionale. Quello che invece accade dall'altra parte è che quel protocollo di legalità viene messo in campo invece da un'associazione di categoria privata che chiede ai propri imprenditori iscritti di diventare degli eroi a fronte di uno Stato che non protegge chi denuncia la mafia, chi denuncia il pizzo, e questo è avvenuto perché chi denuncia il pizzo poi vive una vita d'inferno e praticamente diventa lui il recluso, non il mafioso che l'ha attaccheggiato o che l'ha minacciato di morte. E alla fine però gli stessi che andavano in giro a fare i corsi di formazione sull'anticorruzione, che chiedevano alle aziende di sottoscrivere il rating della legalità, oggi sono Roberto Erg, che ha preso una mazzetta da 100.000 euro e si trova oggi in questo momento in galera, e Antonello Montante, che è indagato per mafia in due procure siciliane. Di queste persone ci stiamo fidando, ed è di queste persone che non ci possiamo fidare, che non ci dobbiamo fidare. Ora, i fenomeni di corruzione ovviamente non sono soltanto questi grandi ed eclatanti, ce ne sono molti che sono anche più piccoli e che spesso viaggiano ai livelli, quelli della porta accanto. Sembrano i racconti di Mario, i racconti di Giulia, sono racconti di storie enormi, delle corruzioni, delle grandi opere pubbliche, sono distanti alle nostre vite. Invece accadono accanto a noi dei fenomeni che sono sempre più spesso importanti. Io vi esorto a controllare, a guardare all'interno proprio dei vostri comuni, all'interno delle istituzioni che vi circondano, quelle più da vicino che sono proprio le amministrazioni comunali, e parto da un esempio. In questo momento c'è agli onori della cronaca un fatto che è avvenuto nella mia città, Caltanissetta. C'è il capogruppo del Partito Democratico che è indagato per truffa. Non si vuole dimettere, non abbiamo chiesto dimissioni, lui dice no, non mi dimetto, assolutamente, ma non gli interessa. Se dovessimo dare senso a quelle parole di Falcone e mettere in campo le migliori forze delle istituzioni, nel momento in cui un politico, noi garantiamo ovviamente 3 gradi di giudizio, però se siamo le migliori forze delle istituzioni, al primo sospetto dovremmo farci la parte, se vogliamo che le istituzioni possano mettere in campo le forze migliori. Però perché questa persona è andata per truffa? Perché il meccanismo purtroppo è sempre lo stesso, signori. Io per tanti anni ho seguito la politica cittadina, ho fatto attivismo proprio prima di diventare deputato regionale nel 2012, io dal 2007 fino al 2012 mi sono occupato a Caltanissetta di fare le robe che tutti voi continuate a fare ancora oggi nella vostra comunità. Qui oggi, oltre a parlare di corruzione, stiamo facendo anche un pezzo di campagna elettorale. Giussi è candidato a sindaco per queste amministrative. Facciamo, cerchiamo di rendere migliore il posto nel quale viviamo, confrontandoci, mettendo assieme le idee, cercando di farle diventare col confronto dei progetti buoni, in maniera tale che li facciamo diventare delle soluzioni ai problemi della nostra comunità. Ma una domanda ogni tanto ce la dovremmo porre. Io mi sono visto a Caltanissetta migliaia di consigli comunali, perché la sera non aveva niente di fare e minniva già, perché era uno dei più grandi varietà
esatto, che nella mia città potesse offrire, una delle più grandi varietà. Hai fatto scuola? Questo si deve fare. No, mettevo lì, fra l'altro c'erano delle poltrone comode come queste, quindi mettevo lì, guardavo. E molte volte mi sono chiesto, guardandoli lì dentro, a cosa servissero tutti quei consiglieri comunali. Perché la realtà dei fatti era questa, che io vedevo un sindaco, un aggiunto, un presidente del consiglio, poi una pentola praticamente di 30 consiglieri comunali, ma spesso alla fine chi interveniva, chi ci metteva un po' del suo, chi migliorava le cose, sono una 5, 6, una decina al massimo. E allora diciamo, ma perché questi qui vengono e non intervengono neanche? Non lo vedevo la prima volta, sono andato al centesimo consiglio comunale che vedevo che quello non interveniva, mi veniva quasi da prendere, andavo lì e dicevo, cioè, scusami, ma sei un muto? Cioè vuoi scrivere un discorso, lo leggerò per te? No, ma guarda, parlo tranquillamente, è che proprio non aveva nulla da dire. E allora mi sono chiesto, ma perché questo viene qua? E ve lo dico io perché viene qua. No, 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 signori, c'è qualche cosa che va oltre Gettoni in presenza. Al Consiglio Comunale si fanno le lottizzazioni dei terreni e delle zone dei nostri paesi. E queste persone stanno lì perché hanno spesso degli affari, questo è il Partito Democratico, è indagato per truffa, per una speculazione edilizia su terreni di proprietà suoi che sono stati rivalutati dal comune con cambio di destinazione d'uso del piano regolatore. E questo è il lavoro del consigliere comunale ed è questo quello che dobbiamo andare a smontare, che dobbiamo denunciare costantemente, perché anche questo, se non viene chiamato alla legge corruzione, ma secondo me ci assomiglia molto. Quindi era qualificato, no? Sì, no, lui è molto qualificato, è un ingegnere. Quindi non serve, per combattere i fenomeni di, chiamiamoli, illegalità, non serve essere alla fine una persona all'interno delle istituzioni, basta essere un cittadino che vuole incominciarsi ad informare. I mezzi, i sistemi, le attenzioni che possiamo porre in essere ci sono. Sono molti, ma soprattutto corrono e camminano sulle nostre gambe. Bisogna averne semplicemente la forza e la volontà di portarla avanti e soprattutto quelle di mettere in campo anche persone per bene che devono poi andare alla fine a dimostrare che c'è un modo diverso di potersi presentare ad un'elezione, c'è un modo diverso di poter amministrare un comune, c'è un modo diverso di rappresentare i cittadini all'interno di una comunità. Che è quello pulito, che è quello del non rappresentare i propri interessi o gli interessi di una piccola cerchia di persone. Io personalmente, e concludo, vieterei a chi ha a che fare con cose che decide il Consiglio Comunale di poter diventare consigliere comunale, perché non mi piacciono i conflitti di interessi, li ho sempre, mi hanno fatto sempre schifo, perché purtroppo l'animo umano sarà anche buono, ma quando ci sono gli interessi propri diventa sicuramente cattivo. E a proposito di istituzioni, chiamiamo il generale dei carabinieri Antonio Pappalardo.